Allora, eccoci qui a questo piccolo tutorial di Search Console. Ti spiego quindi come analizzare i dati delle parole chiave accedendo al tuo pannello di Search Console. Allora, innanzitutto, quando ti ci colleghi, arriverai in una schermata come questa, devi andare su Traffico di ricerca, Analisi delle ricerche e ti si aprirà una pagina come questa. Allora, come vedi, già qui vedi tutte le keywords che hanno portato click al tuo sito. Prima di analizzare questi keyword, ti consiglio di fare un'altra cosa che dicevo anche nel post per il quale ho incollato un'immagine. Devi flaggare queste quattro voci: click, impression, CTR e posizione. In questa maniera, nello schema sotto, non vedi più solo la colonna di click, ma anche le altre colonne di dati aggiuntivi, che sono molto importanti e vedremo perché. Comunque, diciamo, arrivati qui, hai l'elenco di tutte le parole chiavi che hanno portato traffico al tuo sito. E come dicevamo, qui si vedono realmente, a differenza di quello che succede su Google Analytics, che non ti permette di vedere i dati, reali delle keywords che hanno portato traffico al tuo sito. Allora, la colonna click ovviamente si riferisce ai click che hanno generato, le parole chiave che hanno generato click e quindi visita al tuo sito. Impression, come dicevo nell'articolo, tutte le volte che il tuo sito è stato visualizzato dagli utenti cercando quella parola chiave, ma magari cliccano su un altro risultato e quindi per questo motivo le impression sono maggiori dei click, perché non è detto che chiunque cerchi quella parola chiave, benché veda tra i risultati di ricerca il tuo sito, poi ci clicchi davvero. Il CTR, click-through rate, che quindi significa individua la percentuale di utenti che in base all'impression hanno poi cliccato sul tuo risultato, e infatti, come vediamo anche dai numeri, già si intuiva che siamo intorno al 30% in questo caso, è la posizione che il tuo sito ha per quella parola chiave, posizione media che il tuo sito ha per la parola chiave specifica su Google. Sono tutti dati importanti questi. Allora, come utilizzarli? Beh, banalmente, qui puoi vedere quali sono le parole chiave che puoi ordinarle, e quindi vedere quali sono le parole chiave che portano più traffico al tuo sito, per fare delle valutazioni e capire, insomma, come muoverti, di conseguenza. La cosa, che però ti suggerisco è di provare a vedere anche queste altre cose, queste altre informazioni. Ad esempio, le impression. Allora, noi qui abbiamo ordinato per click, ma se ordiniamo per impression, vediamo quali sono le parole chiavi sostanzialmente più cercate, quantomeno in riferimento al tuo sito. Quindi, antimuffa, che non è la parola chiave che ha portato più click al sito, in questo caso ha 2567 impression, è quella che ha più ricerche di tutte, che ha generato più impressioni di tutte le altre, quindi possiamo dedurre che è quella che è cercata di più dagli utenti. Questo cosa ci deve far pensare? Ci deve far pensare che chiaramente che in questo caso la parola chiave è in terza posizione. Deve portare a fare dei ragionamenti. Ti conviene investire su quella parola chiave? Ha senso provare a creare degli articoli aggiuntivi che tentino di posizionare meglio quella pagina per quella parola chiave? Ha senso fare della link building per aumentare la tua posizione sui motori, su Google, per quella specifica parola chiave? Devi fare tutta una serie di ragionamenti ulteriori. Piuttosto, analizziamo questa parola chiave, pannelli polistirolo, che ha solo 51 click, ma è quarta come numero di impression. Ha un CTR del 2,86% ed è in quinta posizione. Ora, qui possiamo fare dei ragionamenti interessanti. I dati che stiamo guardando si riferiscono a un mio cliente che tratta servizi e prodotti per eliminare la muffa dalle case dei suoi clienti. La parola chiave pannelli di polistirolo è interessante per lui. Il fatto che sia solo quinta, ma ci siano questi numeri di impression, è un'informazione che deve portarci a pensare di investire su questa keywords, oppure
il fatto che parli di pannelli di polistirolo e quindi non del servizio del prodotto che vende il mio cliente, ci deve fare ignorare questa keyword che infatti, tra l'altro, guarda caso, ha un CTR molto basso perché, come dicevo nell'articolo, chi cerca pannelli di polistirolo poi non è interessato probabilmente a servizi di antimuffo, quantomeno in quel momento non sta cercando direttamente un servizio di antimuffa. Quindi questo è il primo livello di considerazioni che vanno fatte. Il secondo tipo di dato che ti consiglio di controllare è quello che puoi vedere cliccando, tornando su e cliccando su pagine. Mentre prima era il pannello impostato su query, quindi ci faceva vedere tutte le parole chiave che avevano portato le visite al nostro sito, cliccando su pagine ci fa vedere quali sono le pagine che hanno ricevuto più traffico da motore di ricerca, un po' quello che fa il not provided, il filtro di riscrittura del not provided che ti ho suggerito all'interno dell'articolo. Qual è la cosa molto più interessante in questo caso? È che se clicchi sulla pagina e poi vai su query, vedi tutte le parole chiave che hanno portato traffico a quella pagina specifica del tuo sito. E quindi puoi fare quei ragionamenti di cui parlavamo prima, vedere, ad esempio, quali sono pitture antimuffa, quella che ha più impression di tutte, ha senso spingere per arrivare alla prima posizione piuttosto che alla quasi terza in cui siamo adesso, oppure no. Sono dei ragionamenti che vanno studiati e vanno pensati. Ce ne sono, ad esempio, questa, 1400. 1144 impression, ma siamo in settima posizione. Come eliminare la muffa dai muri? Ha senso in questo caso questa parola chiave, valutare un intervento per questa parola chiave? Quindi, che ne so, realizzare un contenuto apposito per tentare di posizionarsi per questo tipo di keyword, oppure spingere questa pagina per questa keyword? Sostanzialmente, il tipo di ragionamenti che vanno fatti sono di questo tipo, sono di questa entità. E ti ricordo che è sempre importante valutare anche il CTR e ragionare quale può essere la motivazione di un CTR basso e quindi per quale motivo le persone che cercano antimuffa cliccano solo il 9% delle volte su questa pagina, benché sia posizionata in una buona posizione. Questo devi valutarlo nel tuo caso, devi capire il contenuto, devi capire la description e il titolo della tua pagina se invitano l'utente a cliccare. Facciamo proprio l'esempio in questo caso, cercando antimuffa. Il sito del cliente parla di trattamento antimuffa e questa è la description. Ha senso in questo caso valutare dei trattamenti, degli interventi sulla description e sul titolo? Sono dei è una, cioè, è una description, è un titolo che descrive correttamente in riferimento a quella keyword il contenuto della pagina. Questo tipo di ragionamenti dovrai farli anche per il tuo caso e apportare le modifiche che riterrai opportune alla tua situazione, al tuo sito, ai tuoi contenuti per migliorare i risultati e la visibilità che otterrai da Google. Ciao e al prossimo tutorial.